Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Si celebra oggi la festa di Santo Stefano, primo martire. Il libro degli Atti degli Apostoli ci parla di lui nei capitoli 6 e 7 e nella pagina della liturgia di oggi ce lo presenta nei momenti finali della sua vita, quando viene catturato e lapidato. Nel clima gioioso del Natale, questa memoria del primo cristiano ucciso per la fede potrebbe apparire fuori luogo. Tuttavia, proprio nella prospettiva della fede, l'odierna celebrazione si pone in sintonia con il vero significato del Natale. Nel martirio di Stefano, infatti, la violenza è sconfitta dall'amore, la morte dalla vita. Egli, nell'ora della testimonianza suprema, contempla i cieli aperti e dona ai persecutori il suo perdono. Questo giovane servitore del Vangelo, pieno di Spirito Santo, ha saputo narrare Gesù con le parole e soprattutto con la sua vita. Guardando a lui, vediamo realizzarsi la promessa di Gesù ai suoi discepoli. Quando vi maltratteranno per causa mia, lo Spirito del Padre vi darà la forza e le parole per dare testimonianza. Così lo aveva promesso Gesù. Alla scuola di Santo Stefano, diventato simile al suo maestro, sia nella vita sia nella morte, anche noi fissiamo lo sguardo su Gesù, testimone fedele del Padre. Impariamo che la gloria del cielo, quella che dura per tutta la vita e anche nella vita eterna, non è fatta di ricchezze e potere, ma di amore e donazione di sé. Abbiamo bisogno di tenere lo sguardo fisso su Gesù, autore e perfezionatore della fede, per poter rendere ragione della speranza che ci è stata donata attraverso le sfide e le prove che dobbiamo affrontare quotidianamente. Per noi cristiani, il cielo non è più lontano, separato dalla terra. In Gesù, il cielo è disceso sulla terra e grazie a lui, con la forza dello Spirito Santo, noi possiamo assumere tutto ciò che è umano e orientarlo verso il cielo, così che la prima testimonianza sia proprio il nostro modo di essere umani, uno stile di vita plasmato secondo Gesù, mite e coraggioso, umile e nobile, non violento. Stefano era diacono, uno dei primi sette diaconi della Chiesa. Egli ci insegna ad annunciare Cristo attraverso gesti di fraternità e di carità evangelica. La sua testimonianza, culminata nel martirio, è fonte di ispirazione per il rinnovamento delle nostre comunità cristiane. Esse sono chiamate a diventare sempre più missionarie, tutti protesi all'evangelizzazione, decisi a raggiungere gli uomini e le donne nelle periferie esistenziali e nelle periferie geografiche, dove più c'è sete di speranza e di salvezza. Comunità che non seguono la logica mondana, che non mettono al centro se stesse, la propria immagine, ma unicamente la gloria di Dio e il bene della gente, specialmente dei piccoli, dei poveri. La festa di questo primo martire, Stefano, ci chiama a ricordare tutti i martiri di ieri e di oggi, ma oggi ne sono tanti, A sentirci in comunione con loro e a chiedere a loro la grazia di vivere e morire con il nome di Gesù nel cuore e sulle labbra. E Maria, Madre del Redentore, ci aiuti a vivere questo tempo di Natale
fissando lo sguardo su Gesù per diventare ogni giorno più simili a Lui. Angelus Domini, nunciabit Maria. Et concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, mi unisco al dolore che si è abbattuto sulla cara popolazione delle Filippine a causa del tifone Fanfone. Prego per le numerose vittime, per i feriti e per le loro famiglie. Invito tutti a recitare con me l'Ave Maria per questo popolo al quale voglio tanto bene. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Saluto tutti voi, pellegrini provenienti dall'Italia e da tutti i paesi. La gioia del Natale, che riempie anche oggi i nostri cuori, suscita in tutti il desiderio di contemplare Gesù nella grotta del presepe, per poi servirlo e amarlo nei nostri fratelli, specialmente i più bisognosi. In questi giorni ho ricevuto tanti messaggi augurali da Roma e da altre parti del mondo. Non mi è possibile rispondere a ciascuno, ma prego per ognuno. Pertanto esprimo oggi a voi e a tutti il mio sincero ringraziamento, specialmente per il dono della preghiera che tanti di voi hanno promesso di fare. Grazie tante. Buona festa di Santo Stefano. Per favore, continuate a pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.